Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste. E in questa puntata in particolare ci dedicheremo alla più tenebrosa e alla più complessa di tutte le legioni che costituivano le armate dell'imperatore, ossia l'ottava delle legioni Astartes, i Signori della Notte, e il loro lucifugo primarca Conrad Kurz. La storia dei Signori della Notte è compromessa sin dall'inizio delle guerre di unificazione sulla Terra. Infatti, l'ottava delle legioni dell'imperatore aveva racchiusi in sé tutti i figli dei criminali e dei prigionieri che erano stati liberati dai Thunder Warriors durante le guerre di unificazione. Quindi già al momento della loro creazione, gli Space Marine, i Proto Space Marine della Legione dei Signori della Notte, vennero creati attraverso delle reclute provenienti dalle prigioni sulla Terra. L'imperatore sguinzagliò questa legione già in attacchi di pacificazione sulla Terra, quindi gli Space Marine, quelli che diventeranno gli Space Marine, vennero già impiegati in azioni di guerriglia e di terrorismo volte proprio a infliggere terrore psicologico all'interno dei vari clan rivali prima di essere unificati sotto l'egida dell'imperatore. La legione, ovviamente, con l'inizio della Grande Crociata, venne dispersa nello spazio, ma fu soltanto con il ritrovamento e l'introduzione del primarca Conrad Kurz all'interno dei ranghi della legione che essa riuscì a esplicitare tutto il suo potenziale. La storia di Conrad Kurz è una delle più tragiche rispetto a quelle dell'intero enclave dei primarchi, in quanto la capsula di atterraggio del signore dell'ottava legione cadde sul mondo formicaio di Nostramo. Nostramo, situato nella Francia settentrionale e in prossimità di quelle che erano conosciute come le stelle Gaul, era un mondo formicaio altamente industrializzato. Tuttavia aveva una caratteristica particolare: era perennemente avvolto nell'oscurità e nelle tenebre. Questo perché la stella intorno alla quale orbitava Nostramo, benché fosse una stella, diciamo, normale, l'atmosfera del pianeta era stata inquinata da secoli e secoli di estrazioni minerarie. Infatti, l'intera superficie di Nostramo era ricoperta di adamantio, uno dei minerali che sono alla base della cultura e della tecnologia dell'Imperium, e che aveva garantito all'aristocrazia regnante su Nostramo la possibilità di aumentare di molto il loro potere attraverso l'esportazione di questo prezioso materiale nei sistemi vicini. Ovviamente, benché l'aristocrazia di Nostramo fosse immensamente ricca, la popolazione viveva in una condizione di abietta povertà e pertanto il crimine su Nostramo raggiungeva dei livelli impressionantissimi. La criminalità in quella società era praticamente all'ordine del giorno e il più forte inevitabilmente sopraffaceva il più debole. In questa realtà, in questo contesto, la capsula d'atterraggio del primarca cadde e praticamente si fermò sulla superficie di Nostramo, incrinando lo spesso strato di adamantio che ne costituiva la superficie. A differenza di molti altri primarchi, il primarca Conrad Kurz, o meglio quello che poi diventerà il primarca Conrad Kurz, non ebbe un tutore o un precettore, non venne trovato da nessuno e fu costretto sin da subito a combattere per la propria sopravvivenza. Dapprima con gli animali feroci che popolavano le città suburbane di Nostramo, perennemente avvolte nelle tenebre, fino poi a confrontarsi con le gang di criminali e le bande rivali che pululavano il territorio alla ricerca delle scarse risorse disponibili. Raggiunse ben presto l'apice della catena alimentare, diventando la creatura che terrorizzava gli abitanti della città e li costringeva in uno stato di perenne attenzione. Ovviamente non passò molto prima che il primarca incominciò a percepire la differenza tra il bene e il male e si rese conto di poter fare la differenza. Dapprima, infatti, il primarca si limitava ad intervenire quando all'interno della società di Nostramo, in particolare di Nostramo Quintus, una delle cinque grandi città nel quale era diviso il pianeta, quando vedeva qualcosa che sfuggiva al suo concetto di giustizia, interveniva e brutalmente uccideva quello che lui riteneva essere il colpevole.
Con il passare del tempo, Konrad Kurz, o meglio, l'abitatore della notte, così come era conosciuto dalla popolazione civile di Nostramo Quintus, iniziò a perseguire attivamente le persone che riteneva fossero colpevoli dello stato di degrado in cui viveva la popolazione. I corpi smembrati di gangster e dei capi della malavita in cui era organizzata la città di Nostramo vennero ritrovati brutalmente smembrati e sgozzati. E non passò molto tempo prima che l'aristocrazia regnante sulla città si ponesse il problema di questa creatura che appunto affollava i loro incubi, in quanto sempre di notte si sentivano urla ghiaccianti provenire dai distretti della città dove l'abitatore della notte si diceva abitasse o comunque colpisse in maniera indisturbata. Non passò molto tempo prima che il primarca emerse da questa coltre di mistero che lo avvolgeva e si presentò davanti ai regnanti terrorizzati rimasti, annunciando all'aristocrazia di Nostramo Quintus che il loro regno del terrore era finito e che un altro regno di terrore ben più sinistro era appena iniziato. In poco tempo l'abitatore della notte imparò le basilari regole di convivenza sociale ed iniziò ad amministrare e a governare Nostramo Quintus. Ovviamente, in qualità di primarca, eccelse in tutte queste attività, fino a quando Nostramo Quintus e piano piano tutte le città di Nostramo caddero sotto il controllo dell'abitatore della notte, il quale a onor del vero si dimostrò un monarca estremamente pacato ed estremamente conciliante, con grandi sfoggi di generosità e sempre pronto a premiare chi meritava, comunque garantire i mezzi di sussistenza a tutta la popolazione, fino a quando non pervenne agli occhi del primarca il fatto che era stata commessa un'ingiustizia. Allora e solo allora il primarca personalmente cacciava il colpevole, fino a quando quest'ultimo, stremato, collassava e veniva brutalmente smembrato e appeso come monito. Nei pochi anni che trascorsero da quando Konrad Kurz emerse dalle tenebre e si autoproclamò regnante e monarca di Nostramo, il livello di criminalità scese quasi a zero. Non vi era, tutti avevano paura di possedere più del vicino, tutti erano timorosi di attrarre le attenzioni dell'abitatore della notte, che per quanto riconosciuto come leader e come un sovrano dietro il quale unirsi, rimaneva sempre il mostro delle favole dei bambini che in qualsiasi momento poteva apparire e appunto colpire all'improvviso. Le esportazioni di adamantio sui vari sistemi vicini triplicarono e quindi molta ricchezza affluì, che divenne un modello di civiltà esattamente paragonabile a qualsiasi altro mondo imperiale, anche a mondi molto più famosi come Chemos sotto Fulgrim o McRage sotto Robot Gilliman. Il grosso problema è che l'intera popolazione viveva nel terrore. Un terrore che era stato abilmente costruito dall'abitatore della notte proprio per assicurarsi il rispetto delle regole e della pacifica convivenza. Fu proprio in quel momento che l'imperatore e la grande crociata giunsero su Nostramo. Per la seconda volta nella storia del pianeta, il primo fu appunto quando la capsula d'atterraggio di Konrad Kurz cadde sul pianeta, i cieli di Nostramo si illuminarono a giorno. Molti non seppero come reagire e molta della popolazione di Nostramo perse definitivamente la già flebile vista alle luci della flotta d'atterraggio dell'imperatore che scortava il signore dell'umanità, unitamente ad alcuni primarchi, sulla superficie pronti ad ascoltare e ad accogliere con sé il loro fratello. Dei primarchi che parteciparono a questo incontro molti sono famosissimi. L'imperatore venne accompagnato infatti da Fulgrim, da Rogald Dorn, Lorgar e Ferus Manus, che insieme percorsero le vie di Nostramo Quintus, diventata in quel momento la città capitale del pianeta, fino a raggiungere il palazzo che Konrad Kurz aveva eletto come sua dimora. Al giungere dell'imperatore, Konrad Kurz venne preso da una serie di spasmi violenti ed ebbe un'allucinazione, forse figlia del suo latente potenziale psionico, in cui vide il futuro. Konrad Kurz, infatti, come anche altri suoi fratelli primarchi, aveva il dono della preveggenza e nel momento in cui vide l'imperatore del genere umano ebbe una chiara e nitida visione dell'eresia di Horus,
degli Space Marine che combatterono Space Marine e della sua stessa morte. Ovviamente l'imperatore del genere umano, per nulla intimorito da questo scoppio di rabbia del figlio, si avvicinò, gli pose una mano sulla spalla e il dialogo che avvenne tra l'imperatore e il primarca è rimasto registrato dai pittografi e dagli archivisti della Grande Crociata. L'imperatore disse a suo figlio: «Sii in pace, Conrad, sono tornato ed intendo portarti a casa». Il primarca, strabuzzando gli occhi, si girò verso l'imperatore e gli rispose: «Questo non è il mio nome, padre. Io sono l'abitatore della notte e so benissimo quello che hai in serbo per me». Nonostante questo, l'imperatore mise Conrad Kurz al comando dell'ottava legione degli Space Marine. 100.000 Space Marine creati con il suo codice genetico. Un'arma di distruzione che soltanto un primarca poteva gestire nel nome del Signore dell'Umanità. Ovviamente venne dato a Conrad un tutore che gli insegnasse le vie dell'Imperium e tutte le regole e le strategie della nuova armata imperiale e del nuovo esercito del quale era stato messo a comando. Venne scelto Fulgrim e il primarca della terza legione si prodigò nell'insegnare a Conrad Kurz tutto ciò che sapeva per potergli consentire di prendere parte utilmente alla Grande Crociata. Durante questi scambi, in più di un'occasione, Conrad venne scosso da violenti spasmi e vide il futuro di quello che sarebbe diventato Fulgrim. In un episodio racconta egli stesso che Fulgrim avrebbe ucciso Ferrus Manus, il suo migliore amico. E questa cosa Conrad la vide nitidamente. Raccontò a Fulgrim in tempi non sospetti il massacro di Istvan III, il grande tradimento di Istvan V. Raccontò del tradimento di Horus e ovviamente non venne creduto. Col passare del tempo queste allucinazioni divennero sempre più frequenti e ad un certo punto, durante una campagna di genocidio di un pianeta che aveva rifiutato la pace imperiale, che coinvolgeva Rogaldorn, Fulgrim e Conrad Kurz, un'esternazione dei metodi della legione dei Signori della Notte innervosirono Rogaldorn fino ad arrivare ad uno scontro su come doveva essere posta in atto la pace dell'imperatore. Conrad Kurz sosteneva che soltanto il terrore portasse di fatto alla cieca obbedienza e che doveva esserci la paura di una punizione che convincesse la popolazione sottomessa a non ribellarsi ai suoi padroni. Su questo Dorn assolutamente non era d'accordo, sostenendo al contrario di inglobare le popolazioni all'interno dell'Imperium, facendole sentire parte del nuovo Imperium in costruzione, fino a quando Conrad Kurz diede una dimostrazione plateale di questa cosa. Prese un prigioniero umano, gli mise in mano una pistola Requiem e gli ordinò di ucciderlo. Ovviamente il prigioniero umano era circondato da Space Marine dei Signori della Notte, i quali avevano la brutta abitudine di decorare già durante la Grande Crociata le proprie armature di azzurro scuro con teschi, immagine di morte, pelle scuoiata, una reminiscenza degli orrori che Conrad Kurz aveva perpetrato sullo stramo, fino a che questo prigioniero umano si rifiutò di sparare a colui che aveva distrutto il suo mondo. Nel momento in cui Conrad Kurz ordinò ai suoi generali e ai suoi guerrieri di non intervenire qualunque cosa avesse fatto, anche se avesse sparato a Primarca, e che quindi garantì al prigioniero l'impunità della sua azione, in quel momento il prigioniero cercò di ucciderlo. Ovviamente Conrad Kurz, con uno slancio dei suoi artigli del fulmine, decapitò il prigioniero e puntualizzò dinanzi a Rogaldorn che il volere dell'imperatore era quello di governare la galassia attraverso il terrore. Ne scaturì un feroce dibattito, una feroce disputa tra i due fratelli, che si concluse con un violento scontro, appunto fisico, dove Conrad Kurz ferì profondamente il primarca dei Magli Imperiali. Ovviamente all'esito di ciò e all'esito della violenta crisi che colpì il primarca dopo questo episodio, nel quale nel delirio raccontò che Horus avrebbe ucciso l'imperatore e che avrebbe rivoltato metà della regione Sastartes contro i suoi pari, venne deciso di tenere un consiglio di primarchi, di sospendere momentaneamente Conrad Kurz dal comando, in attesa che Horus, Fulgrim, che lo conosceva di più, addirittura l'imperatore del genere umano, si pronunciassero sul destino del suo primarca. Ovviamente
Conrad Kurz non stette buono ad aspettare l'esito del giudizio, in quanto gli giunse voce che da Nostramo il governo imperiale che era stato messo in sostituzione dell'abitatore della notte era totalmente corrotto e che Nostramo era precipitato nuovamente in una spirale di guerra e di depravazione che aveva distrutto l'ordine così faticosamente costituito dal primarca. La risposta di Conrad Kurz fu immediata. Si liberò dalla guardia d'onore che aveva il compito di sorvegliarlo, nella specie Terminator della guardia della Fenice e Templari dei Magli Imperiali, uccidendoli tutti, radunando la sua intera flotta e partendo verso Nostramo. Prima che un qualsiasi tipo di risposta potesse essere approntata per questa situazione, l'intera flotta dei Signori della Notte puntò tutte le armi a sua disposizione in un unico punto sulla crosta di Nostramo, l'unico punto non ricoperto di adamantio, il punto in cui tanti anni prima il primarca era caduto sulla superficie. Con un'epica dimostrazione di forza, l'intera flotta aprì il fuoco e Nostramo, crivellato di colpi e di laser, esplose. Con un gesto di genocidio planetario, con una prima forma di Exterminatus, che si riproporrà molto più avanti già ad eresia avviata, Conrad Kurz aveva distrutto il suo pianeta natale, ritenendolo indegno di essere parte dell'Imperium. Ovviamente un gesto di questo tipo non poteva passare inosservato, e la punizione dell'imperatore verso il figlio di fatto ribelle non sarebbe tardata ad arrivare, se non che, proprio in quel momento, Horus tradì l'imperatore, rivoltò metà delle legioni Astartes contro i propri pari e il grande massacro dell'eresia di Horus ebbe inizio. Ovviamente nella macchinosa burocrazia imperiale, nella macchinosa amministrazione dell'Imperium, la distruzione di Nostramo passò in secondo piano e l'imperatore in persona ordinò ai Signori della Notte, unitamente alle altre legioni di Space Marine, di dirigersi verso Istvan 5, dove il Signore della Guerra Horus stava ammassando le sue forze, con l'imperativo di spazzarlo via. Ovviamente Conrad Kurz in questo periodo aveva già preso contatti con Horus, assicurando al Signore della Guerra la fedeltà della propria legione. E durante i campi di atterraggio di Istvan 5, il massacro dell'atterraggio di Istvan 5, i Signori della Notte si ribellarono ai propri confratelli Space Marine e ne trucidarono a migliaia mentre le forze del Signore della Guerra controattaccavano. Tre intere legioni vennero di fatto spazzate via. Ferrus Manus venne ucciso per mano di Fulgrim, come era stato profetizzato, e in realtà Conrad Kurz attaccò e prese con sé il corpo di Vulcan, primarca delle Salamandre, e lo portò con sé nel tentativo di piegarlo per scopi noti solo al primarca dell'ottava legione, di piegare e di spezzare il suo spirito. Ovviamente, anticipando il contenuto di una prossima puntata, Vulcan, in quanto perpetuo, non morì, e ogni volta che Conrad Kurz, nel suo delirio, cercava di uccidere Vulcan, quest'ultimo risorgeva, fino a quando non riuscì a scaraventare il suo corpo nell'atmosfera, che precipitando verso McRage. Dopo lo scoppio dell'eresia di Horus, i Signori della Notte presero parte marginalmente agli eventi principali dell'eresia. Si frammentarono a loro volta in molte bande da guerra che portarono terrore nei quattro angoli della galassia, fino a quando i guerrieri dei Signori della Notte si trovarono ad affrontare gli Angeli Oscuri di Lionel Johnson. In quel combattimento, Lionel Johnson riuscì a sottomettere il fratello e lo incatenò all'interno della Invincible Reason, che era la nave ammiraglia degli Angeli Oscuri, la quale fece rotta verso McRage, uno dei sistemi rimasti relativamente attivi all'esito dello scoppio dell'eresia. Su McRage, Conrad Kurz si liberò dalla sua prigione, scatenò massacri e distruzione nel regno degli Ultramarine, fino a quando non venne di nuovamente catturato e portato a processo davanti agli altri primarchi. In quel momento Conrad Kurz si rivelerà ancora di più essenziale nel suo delirio, in quanto racconterà ai primarchi riuniti la fine dell'eresia di Horus. Racconterà al fratello Sanguinius, reggente dell'Imperium II, che morirà sulla nave ammiraglia di Horus combattendo suo fratello prediletto, sacrificandosi nel nome dell'imperatore,
E racconterà un altro dato importante, che l'imperatore ordinerà la sua morte. Questo episodio convincerà Robot Gilliman e Lionel Johnson a fare rotta verso la Terra con l'idea che l'imperatore era ancora sul trono, perché Conrad Kurz aveva previsto che successivamente alla fine dell'eresia avrebbe ordinato l'uccisione del primarca. A questo punto Conrad Kurz venne rinchiuso, questa volta in un campo di stasi all'interno della nave di Lionel Johnson, che dirigendosi verso la Terra portava con sé anche questo carico pericolosissimo, se non che un'incursione di Space Marine dei Signori della Notte riuscì a liberare il primarca, che vagherà nello spazio per tutto il termine dell'eresia di Horus. Conrad Kurz di fatto non vedrà la fine dell'eresia di Horus, in quanto la capsula di salvataggio persa nello spazio, la capsula di stasi, sarà ritrovata e riattivata solo molti decenni dopo. I Signori della Notte, quindi privi formalmente della guida del loro primarca, si riunirono intorno a quello che era l'alto comando della legione, i guerrieri conosciuti come i Chiroptera, capitanati dal primo capitano Iago Sevatar, un vero figlio di Nostramo e uno degli esponenti di una delle gang principali che devastavano il territorio di Nostramo. Molti di essi non parteciparono direttamente all'assalto sulla Terra, anche se una nutrita forza di Signori della Notte partecipò alle operazioni militari unitamente alla legione di Horus e dei suoi seguaci. Con la fine dell'eresia, con il ricostituirsi dell'Imperium ad opera di Robot Gilliman, con l'introduzione del Codex Astartes, molti dei pericoli che le legioni traditrici adesso ponevano dovevano essere risolti, e l'imperatore decretò, almeno i custodes così raccontano, che l'intero tempio degli assassini Callidus dovesse essere messo alla ricerca e alla distruzione del primarca dell'ottava legione. E la prima volta, dopo un fallito tentativo nei confronti di Horus, che un intero enclave di assassini si pone alla ricerca e all'uccisione di un singolo individuo. La fine di Conrad Kurz è anch'essa avvolta non nella leggenda, ma è particolare rispetto alla fine di ogni altro primarca, perché della fine di Conrad Kurz noi abbiamo è l'unico caso in cui abbiamo una registrazione. Infatti, sul mondo demoniaco di Tezgwala, che è un mondo alle propagaggini dell'Occhio del Terrore, che già durante la Grande Crociata era stato acquisito dai Signori della Notte, Conrad Kurz aveva costruito il suo palazzo. All'interno di quel palazzo una delle assassine del Tempio Callidus riuscì ad infiltrarsi e a raggiungere la sala del trono del Primarca, dove lo trovò assiso sul suo trono, e a questo punto le ultime parole che Conrad Kurz pronunciò davanti al suo assassino sono anch'esse rimaste nella storia, in quanto registrate dai pittobracciali di cui era dotata l'assassina. Conrad Kurz raccontò all'assassina di sapere del fatto che la sua nave era entrata nel suo sistema solare, che consapevolmente le aveva consentito di arrivare fino al suo palazzo, in quanto quello che stava per compiere, e quindi l'uccisione del primarca, rappresentava tutto quello che Conrad Kurz, tutto il vero che Conrad Kurz aveva detto sin dal suo ritrovamento, ossia che l'imperatore del genere umano lo avrebbe condannato a morte e ucciso. Le ultime parole di Conrad Kurz sono: la morte non è nulla comparata alla vendetta. In quel momento la pittoregistrazione sfasa, in quanto la Callidus attiva le sue armi e si getta sul primarca, che apparentemente non oppone resistenza, venendo di fatto eliminato dai registri imperiali. Ovviamente la morte del primarca, che in circostanze normali rappresenterebbe la fine di una legione come unità combattiva, non ha intaccato minimamente lo stile e il modo di combattimento dei Signori della Notte, che ancora oggi, 10.000 anni dopo gli eventi dell'eresia, rappresentano una delle forze di molto dilagante all'interno dell'Imperium proprio per la loro imprevedibilità. Infatti lo stile di guerriglia, lo stile di combattimento dei Signori della Notte sono improntati tutti su una tattica di terrore e di terrorismo anche psicologico. Su questo, un paio di millenni dopo la fine dell'eresia, è interessante quello che è rimasto come rapporto della fine del mondo, detto del mondo di Grendel. Questo mondo, un mondo altamente militarizzato, che forniva anche reggimenti alla Guardia Imperiale, lanciò nello spazio una disperata richiesta di aiuto, in quanto era stato attaccato da una compagnia di Signori della Notte. Un intero mondo attaccato da una singola compagnia.
Una volta che gli Space Marine arrivarono in soccorso del mondo di Grendel, trovarono un mondo che contava diverse miliardi di persone, totalmente disabitato. E da lì si riuscì a ricavare un vademecum di delle tattiche e delle guerriglie che sono utilizzate dai Signori della Notte quando attaccano un pianeta. Unica tra le legioni della Deptus Astartes, e unica forse in tutto l'arsenale imperiale, i Signori della Notte sono gli unici a utilizzare ancora armi nucleari, in quanto il terrore che queste reliquie dell'oscura era della tecnologia e della lunga notte che ha preceduto l'arrivo dell'imperatore suscita nei confronti dei cittadini dell'imperium è tale che neanche il Signore dell'Umanità ha autorizzato l'utilizzo di queste armi, che invece i Signori della Notte applicano dopo ovviamente il tradimento in maniera massiccia, concentrandosi però soltanto sulle aree deserte del pianeta di Grendel, in quanto non è la distruzione che quelle armi potevano scatenare, ma l'impatto ambientale che avrebbe favorito le tattiche di guerriglia dei Signori della Notte. Infatti, una volta isolato il pianeta e una volta fatto precipitare nell'inverno nucleare, il passaggio successivo è quello di isolare i centri di comunicazione. Una volta che le disperate richieste di aiuto vengono tagliate, i Signori della Notte incominciano a proiettare sui maxi schermi del pianeta e sui sistemi di comunicazione centrali immagini di devastazione, urla di morenti, che fanno precipitare il pianeta in uno stato di quasi catatonico. Infatti, complici livelli di radiazioni, molte delle persone, di comuni cittadini del mondo di Grendel, sono morti di paura, del più nero terrore, visto che non è stato sparato nessun colpo. Un intero pianeta è stato ridotto all'estinzione e non è stato sparato un solo colpo. Un mondo che ospitava considerevoli risorse militari in pochissimo tempo è stato ridotto all'estinzione da una piccola forza dei Signori della Notte, la quale, una volta isolate le sacche di resistenza o comunque le risposte armate più significative, si sono abbandonate al massacro della popolazione, che quindi è stata più che altro un divertimento per questi crudeli guerrieri. Ovviamente a tutt'oggi ci sono diverse bande che hanno perseguito la stessa idea di distruzione dei Signori della Notte in omaggio a quelli che erano i clan e le bande che abitavano su Nostramo, e che portano avanti una decorazione delle armature con simboli di morte che incarnano e appieno l'ideale degli Space Marine. Uno dei motti preferiti dall'abitatore della notte, come era conosciuto Korad Kurz e come ha continuato a farsi conoscere nonostante il riconoscimento imperiale, è che gli Space Marine non temono alcun male perché essi sono il male incarnato. E quindi era già forte l'idea di questo primarca, per certi versi non capito dal proprio signore, o meglio, magari creato proprio per essere quell'arma di distruzione psicologica che serviva alle forze dell'Imperium. Questo solo il Signore dell'Umanità sul Trono d'Oro in questo momento potrebbe rispondere a questa domanda. Fatto sta che anche con altri primarchi Korad Kurz ebbe un rapporto complicatissimo, in particolare col primarca della Legione della Guardia del Corvo, il quale, se vogliamo, è lo specchio riflesso delle tattiche e dei modus operandi dei Signori della Notte in chiave positiva. Mentre Korax si è mantenuto puro, si è mantenuto leale all'imperatore, Korad Kurz, che appunto anche lui viveva nelle tenebre, operava nelle tenebre, ha rappresentato la discesa verso il male di questo nobile, di quello che doveva essere il pinnacolo della creazione dell'imperatore, che invece si è rivelato essere uno dei suoi più acerrimi nemici. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di mettere mi piace al canale, di attivare la campanella e per essere sempre aggiornati sui prossimi video, e se avete commenti, dubbi sui Signori della Notte, sulla loro evoluzione, sul loro modo di combattere, fatemelo sapere qui nei commenti. Se ci sono anche delle altre curiosità che possono venire via pian piano anche sulla creazione di questa legione di Space Marine, fatemelo sapere, e vi lascio con l'appuntamento al prossimo video, dove vi racconterò la storia della nona delle legioni Astartes, ossia gli Angeli Sanguinari e il loro primarca Sanguinius. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!